Buongiorno a tutti, buon martedì, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. Parliamo in questo video di Germa Galgani, ormai pare scomparsa a Uomini e Donne. Infatti nel programma condotto da Maria De Filippi, Germa Galgani è sempre meno presente, e questo che hanno notato alcune fan della trasmissione, e anch'io devo dirvi la verità, i quali hanno avuto modo di vedere che da un po' di puntate Germa non è più la protagonista indiscussa delle puntate dedicate al Trono Over. Lei era la prima, infatti, che iniziava al centro dallo studio e l'ultima che finiva, perché si parlava solamente di lei. Invece, da qualche puntata a questa parte, Gemma sembra essere stata accantonata. La dama torinese, infatti, da qualche puntata a questa parte pare non stia intrattenendo il pubblico italiano con le sue clamorose storie d'amore. Tanto che sul web qualcuno ipotizza che la dama dal prossimo settembre possa lasciare proprio il programma di Maria De Filippi, dove è stata presente per oltre 10 anni. Fino a qualche tempo fa la nemica giurata della Cipollari teneva banco in studio con le sue vicende amorose. Invece da un po' di tempo Gemma non è più al centro dell'attenzione. La dama infatti non sta frequentando nuovi cavalieri e per questo motivo gli viene dato sempre meno spazio in studio, al punto che nelle ultime puntate è stata completamente ignorata. Ve ne siete accorti? Eh sì, perché adesso c'è un altro personaggio che ruba la scena e anche i pensieri di Tina Cipollari, ovvero la Pinuccia. Lei infatti è diventata la nemica storica di Tina, tanto che tra i due c'è sempre più spazio dedicato e si battibeccano continuamente. Molti infatti i messaggi del web che notano questa assenza di Gemma Galgani. Un utente infatti scrive: Gemma ormai è sparita, pronta a fare la vippona a settembre, sicuramente se ne andrà da Alfonso Signorini. E un'altra invece dice: Pinuccio ormai gli ha preso la scena. E tu invece che cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale.